diventa molto importante trovare magari alcune realtà che possano collaborare, formare una rete di impresa per riuscire nel complesso con diverse realtà territoriali di produzione di combustibili forestali e installazione impianti, realizzare un soggetto che possa fare questa vendita calore. Per cui gli incontri avremo pubblica amministrazione per andare a valutare le disponibilità di biomassa e la presenza di utenze, aziende sia forestali che di installazione per cercare di capire se è pensabile la creazione di piccole reti che possano occuparsi di una fornitura calore a partire dalla biomassa locale, e poi utenti. Questi ultimi incontri serviranno soprattutto, con l'aiuto anche dell'esperienza pregressa che ha AIEL e tutta la parte anche di comunicazione che porta avanti AIEL, per formare l'utente a un corretto utilizzo delle biomasse. Diventa molto importante per esempio per tutto l'uso diffuso delle biomasse, non parliamo più in questo caso di reti di teleriscaldamento, ma se noi pensiamo all'uso quotidiano che viene fatto dalle singole persone all'interno della stufa o degli apparecchi domestici che hanno in casa, imparare per esempio quali sono i corretti utilizzi di questi apparecchi per ridurre in alcuni casi le emissioni, che sono un tema che sono abbastanza sentito oggi, una corretta accensione, l'utilizzo di strumenti che permettono in fase di accensione di tenere le emissioni più basse, non utilizzare carta per esempio durante la fase di accensione permette di ridurre molto le emissioni di particolato. Lo stesso formare, portare diciamo informazioni all'utente finale, nell'ambito degli schemi che ci sono di finanziamento, detrazioni fiscali, conto energia termico, questo per favorire un rinnovamento del parco impiantistico, perché gli impianti che troviamo in vendita oggi, gli apparecchi, i dispositivi a biomassa in vendita nel mercato attuale, sono molto diversi dal punto di vista sia delle prestazioni energetiche, del rendimento, che delle prestazioni emissive rispetto al parco impiantistico che è attualmente presente in regione.